Filetti di orata in crosta di patate. Il filetto dell'orata resterà morbido e succoso all'interno, mentre le patate, seguendo la preparazione che andiamo a vedere oggi in questa ricetta, risulteranno croccanti in modo da dare il contrasto giusto a questa ricetta. Lanciamo la sigla e andiamo a preparare la nostra orata in crosta di patate. Sigla! Gli ingredienti che ci occorrono per la preparazione di questa ricetta sono due orate che abbiamo già sfilettato. Se non sapete farlo da voi, potete farle sfilettare direttamente dal vostro pescivendolo di fiducia. 4 patate medie, 4 pomodorini, mezza cipolla rossa, prezzemolo, un rametto di rosmarino, olio, sale, pepe e origano. Iniziamo dalle nostre patate, le andiamo a pelare e le tagliamo a fettine circolari molto molto sottili. Man mano che tagliate le vostre patate, le versate all'interno di una ciotola con dell'acqua fredda in modo da far perdere l'amido contenuto all'interno delle patate. Una volta che avete terminato di tagliare tutte le vostre patate, come potete vedere, il colore dell'acqua risulta opaco. Questo è dovuto proprio all'amido che è contenuto all'interno delle patate. L'operazione che dovete fare in questo momento è quella di andare a risciacquare le vostre patate almeno 3 o 4 volte fino a quando non ottenete nuovamente dell'acqua limpida e pulita. Versate le vostre fette di patate all'interno di una scolapasta in modo da far perdere l'acqua in eccesso e le tenete momentaneamente da parte. In una teglia rivestita con della carta forno, io sul fondo della teglia ho messo un pochino d'acqua in modo da non far scivolare la carta forno. Versiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, diamo una macinata di pepe e di sale e andiamo a disporre i nostri filetti d'orata dal lato della pelle. Aggiungiamo ancora un pochino d'olio al di sopra dei nostri filetti e un pochino di prezzemolo tritato grossolanamente. Completiamo con una leggerissima macinata di pepe e una leggerissima macinata di sale. Ora recuperiamo le nostre patate che nel frattempo avranno perso l'acqua in eccesso e le iniziate a disporre in fila al di sopra dei vostri filetti. Mi raccomando, due accortezze. La prima è quella di non sovrapporre troppo le patate l'una all'altra, altrimenti rischiate che non si vadano a cuocere bene e che non vengano croccanti ma restano morbide. La seconda, ancora più importante, cercate di chiudere tutti quanti gli spazi in modo da non lasciare dei vuoti dove si intravedono i filetti d'orata, ma di ricoprire e chiudere tutti quanti gli spazi in modo da trattenere l'umidità dei filetti all'interno. Versiamo al di sopra delle nostre patate la nostra cipolla che abbiamo tagliato a listarelle e qualche fogliolina di rosmarino che andiamo a sminuzzare con le mani al di sopra. Aggiungiamo anche qualche pomodorino che abbiamo già diviso in due e diamo una generosa spolverata di origano. Ora andiamo a condire tutte le nostre patate con una generosa quantità di olio extravergine d'oliva e andiamo ad infornare a 200 gradi per circa 35 minuti forno statico. Dopo 35 minuti, questo è il risultato che andiamo a ottenere. Non vi preoccupate se qualche patata più esterna sarà di colore più scuro, forse ho fatto prolungare leggermente di più i tempi di cottura, ma quelle al centro sono perfette e vanno benissimo. Casomai, se capita anche a voi, scaltate quelle più bruciacchiate. Andate a servire in un piatto il filetto d'orata con le sue patate a contorno e aggiungete anche qualche pomodorino e qualche cipolla per dare colore, ma anche per dare sapore e contrasto al vostro piatto. Questi sono i miei filetti d'orata in crosta di patate. Mi raccomando, riprovate anche voi a farli perché è un piatto che potete preparare anche in precedenza e casomai cuocerlo nel momento in cui ne avete bisogno. Utilissimo quando avete tanti ospiti a cena, non sapete come organizzarvi con i tempi. Fare una cosa del genere vi aiuterà molto e vi stresserà anche di meno. Questa era la ricetta di questa settimana, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se volete potete seguirmi su Facebook ed Instagram e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i video che usciranno sempre qui in futuro. Con questo è tutto e ci rivediamo settimana prossima con la prossima ricetta. Ciao a tutti!